In questa lezione vogliamo fare un po' di esercizi sulle formule di struttura. Allora, vi ricordo che per quanto riguarda i prerequisiti dobbiamo ricordarci che le formule di struttura ci permettono di ottenere la valenza e per creare le formule di struttura dobbiamo partire dalle formule di Lewis. Allora, ipotizziamo di avere una formula di struttura come quella che vedete in questo riquadro. La prima cosa che possiamo osservare è che l'atomo al centro è l'atomo di ferro. Poi con la disposizione a solita croce, come vedete, sono stati posizionati due ossigeni, vedete, all'interno di questa specie di matriosca che c'è intorno, e a cappuccio sugli ossigeni ci sono, in una sfera esterna ancora, gli atomi di idrogeno. Ora, nel momento in cui si individuano la presenza dei gruppi OH, che è il gruppo ossidrilico, noi sappiamo che il composto è un idrossido. Per capire, dal momento che io vi do che il ferro ha due valenze, la 2 e la 3, quale sia la valenza che il ferro sta utilizzando qua dentro, andiamo a contare gli elettroni utilizzati, quindi praticamente andiamo a vedere qual è la valenza del ferro. Ora, il ferro come elettroni sta utilizzando questi due. Ripeto, partendo dalla forma di struttura, voi potete ricavare la valenza, come andando a contare quanti elettroni vedete impiegati nei legami. I legami sono questi due, legami del ferro, ovviamente sto parlando di questo atomo, e quindi 2 è la valenza. Quindi possiamo ricavarci che la valenza del nostro ferro è la 2. Che cosa vuol dire? Che ovviamente tra le due valenze sta usando quella più piccola. E quindi quella più piccola ha come nome oso. Ora, le possibilità che vi ho dato sono due ossidi, due idrossidi. Abbiamo detto la presenza del gruppo ossidrilico, ovviamente mi dice che è un idrossido. Tra idrossido ferrico e idrossido ferroso, avendo scelto per il ferro la valenza 2, la scelta ricadrà su idrossido ferroso. Quindi questa è la cor risposta corretta. Ecco, ricavare le valenze si può fare per tutti gli atomi. Ovviamente per l'idrogeno è banalissimo. Cosa avrà l'idrogeno? Avendo un solo legame, l'unico elettrone coinvolto è questo, quindi avrà valenza 1. L'ossigeno ha 6 elettroni, 2, 4, 5, 6. Di questi 6, questi due doppietti, vedete che non sono utilizzati nel legame, mentre questi due elettroni sono usati per il legame, quindi la valenza è 2. E la stessa cosa dicasi per gli ossigeni da sinistra e per l'idrogeno a sinistra. Ok? Altro esercizio, vi do questa formula, ci sono quattro possibilità. Allora, come procediamo? Qui non ci sono le valenze, il cloro voi sapete che fa parte degli alogeni, gli alogeni, ricordatevi, sono elementi del settimo gruppo, essendo del settimo gruppo, le possibili valenze sono 1, 3, 5 e 7. Caccia alla valenza del cloro. Allora, ricordatevi che la struttura è sempre con l'eteroatomo al centro, il nostro eteroatomo ovviamente in questo caso è il mio atomo di cloro, ne ho due, però è la stessa cosa, è perfettamente simmetrico. Le forme di struttura sono sempre con un'altissima simmetria. Contiamo gli elettroni che stanno utilizzando questi clori, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi posso dire che Cl sta usando la valenza 5. Ok, in realtà queste formule non sono complete, scusate, mi ero dimenticata un pezzo perché mancano queste barrette al cloro. Il cloro, essendo, come abbiamo detto, un alogeno, come formula di Lewis, ha ovviamente 7 elettroni. Ok, di questi 7 elettroni, come abbiamo visto, in questa specifica formula ne sta utilizzando 5, quindi vuol dire che usa la valenza 5. Allora, vedete che non ci sono idrogeni in tutta la mia formula. Quindi posso già escludere che si possa trattare di un acido. Mi rimangono le anidridi con la valenza 5, il nome rispetto allo schemino è anidride, ovviamente ICA. Quindi la risposta corretta è questa, anidride clorica. Con la ipoclorosa avrebbe usato la valenza 1, la 5 appunto per la clorica e la 7 con la perclorica. Io, avendo ricavato dalla mia forma di struttura le valenze, posso associare direttamente il nome con questo metodo. Un altro metodo, ragazzi, è vado a trasformare la mia forma di struttura in formula praticamente normale, quella compatta, e sarebbe un Cl2O3.
5, che come vedete ovviamente corrisponde sempre all'anidride clorica, però secondo me questo del conteggio degli elettroni è più veloce. Forma di struttura invece al contrario vi do un nome, idrossido rameoso. Come vedete è già marcato che sia un idrossido. Idrossido, facciamo un ripassino veloce, vuol dire presenza del gruppo H, presenza del gruppo ossidrilico. Ok? Allora, per il rame, anche qui manca un pezzo, ovviamente io vi do sempre le valenze. Il rame può avere valenza 1 piuttosto che 2. Dal momento che il nome che vi ho fornito è un oso, voi sapete già che sta utilizzando a questo punto la valenza 1. Caccia alla formula in cui il rame ha valenza 1. È evidente che, da come abbiamo visto fino ad ora, in questo caso il rame ha valenza 2 e quindi non va bene. In questo caso B il rame ha valenza 1, può andare. Nel C diciamo che è fantascienza perché il rame ha valenza 4, quindi assolutamente no. Quindi no questo, no questo. E nel D il rame avrebbe ancora valenza 1. Quindi praticamente le due possibili sono o la B o la D. Allora andiamo a vedere. Io ho bisogno di un idrossido. Un idrossido ha la presenza dell'OH. Come vedete nella formula D non c'è l'OH. Okay? Questa è una formula che corrisponde non a un idrossido ma all'ossido. Se lo trasformiamo è un Cu2O. Questo sarebbe, giusto per fare un po' di esercizio, l'ossido rameoso. Perché rameoso? Perché il rame sta usando valenza 1. Mentre questo è proprio l'idrossido rameoso. Ok? Quindi la risposta corretta è ovviamente questa. Acido nitroso, stesso tipo di esercizio. Allora, in questo caso diciamo che la nomenclatura è ovviamente obbligatoria, quindi se trovate, dovete riconoscere quale tra queste formule ABCD sia quella dell'acido nitroso. Io che cosa faccio? Devo per forza andare a costruirmi la formula dell'acido nitroso. È un acido, so che c'è l'idrogeno, il mio eteroatomo è l'azoto. Andiamo a vedere il mio eteroatomo se si trova in un gruppo pari o dispari. Direi che dovreste ormai saperlo a memoria. L'azoto li beviamo bene con Noè, è un quinto gruppo, quindi fa parte dei non metalli con valenza dispari. Vi rimetto qui lo schemino, voi questi qui dovete averli ormai nel cervello, se no tenetevi gli schemi. Il non metallo con valenza dispari ha un solo idrogeno e non due. E il numero di atomi di ossigeno è 1, 2, 3 o 4 a seconda del nome, ipooso, oso, icoperico. Avendo un acido oso, ovviamente la scelta ricade su O2. Quindi la mia formula sarà HNO2. Che cosa possiamo fare? Ovviamente, essendo un O2, l'esercizio A, dove come potete osservare di ossigeni ne abbiamo 3, non va bene, ok? Vanno bene invece come numero di atomi di ossigeno ovviamente il B e il C. Anche il D non va bene perché come vedete ne compaiono 3, ok? Quindi assolutamente possiamo escludere l'A e il D. A questo punto vediamo quale dei due è la formula corretta. Allora andiamo a vedere tutti gli atomi coinvolti. L'idrogeno c'è in entrambi i casi. Un H qua, un H qua. Gli ossigeni abbiamo visto che ci sono, l'azoto pure. Ora, noi sappiamo che nella distribuzione degli atomi dobbiamo mantenere sempre una regola in cui l'azoto è al centro e intorno a croce vengono disposti gli ossigeni. Come vedete in questa formula io ho un azoto e poi gli ossigeni che sono messi come le perline di una collana, uno dietro l'altro. Questo assolutamente non funziona. Non ci sono mai situazioni di questo tipo. Quindi a questo punto, escludendo anche la B, direi che l'unica è l'A. Però controlliamo. Allora, abbiamo il nostro eteroatomo, certo, eccolo qua, il nostro azoto. Ci sono intorno all'azoto a croce gli ossigeni? Certo, intorno a questo cerchio, diciamo, ipotetico, abbiamo i due ossigeni agganciati. E poi, in una sfera esterna ancora, andiamo a verificare la presenza dell'idrogeno, ok?
Quindi questa è la formula corretta. Vi ricordo, se vogliamo controllare la valenza, giusto come esercizio, qui dentro l'azoto ha valenza 3, ok? Ha 5 elettroni per Lewis, 2 e 5. I 3 elettroni utilizzati nei legami mi dicono che la valenza usata è la 3, che se ci pensate è proprio quella associata a uso, ok? Questo è quello con la valenza 3. Le valenze sono 1 per l'ipo, 3, 5 e la 7 per il perico. Vi ricordo ancora, questo è uno schemino con un po' di tutto, quindi le regole sono: prima nella costruzione massima simmetria al centro lettero atomo, gli ossigeni a croce, l'idrogeno e cappuccio, sapere che devo partire dalle formule di Lewis dell'atomo esterno. E, ecco, mi raccomando, gli ossigeni sono sempre in modalità A o B. Che cosa vuol dire? Partiamo dalla modalità A. La modalità A prevede l'atomo di ossigeno in mezzo a due atomi che io ho chiamato XY. Allora, in questo caso il mio ossigeno è come se si volesse agganciare giocosamente, dando un braccio all'atomo X e un braccio all'atomo Y. A questo punto il mio ossigeno, che ovviamente se è nel sesto gruppo ha 6 elettroni, utilizza i 2 elettroni di valenza, l'ossigeno ha sempre valenza 2, per andare ad agganciarsi, a tirare gli atomi XY con cui si deve attaccare insieme. Se invece l'ossigeno si trova nella modalità che io ho contrassegnato con la lettera B, quindi attaccato questa volta solo a un atomo Z, l'ossigeno che cosa fa? Utilizza sempre 2 dei suoi 6 elettroni, perché la valenza deve sempre comunque essere 2, però stavolta andando ad agganciarsi con entrambi gli elettroni, quindi giocosamente con entrambe le braccia, all'unico atomo presente, che è il mio atomo Z, ok? Ecco, ricordatevi che siccome un elettrone non può mai essere solo, questa regolina è molto importante, io in pratica, nel momento in cui utilizzo la valenza 2 dell'ossigeno, devo entrambi i 2 elettroni liberati agganciarli per cercare di accoppiarli. Facciamo un ultimo esercizio, formula di struttura di HBrO3. Chi metteremo in mezzo? Ovviamente l'atomo di bromo, che è il nostro eteroatomo. Intorno, quindi nella sfera esterna, ci sono gli ossigeni, e gli ossigeni, come vedete, in questo caso sono 3. E quindi andremo a posizionare i nostri 3 ossigeni. Io ad esempio ne metto uno in alto, uno a sinistra e uno a destra. C'è, come vedete, un unico atomo di idrogeno, quindi nella sfera esterna ancora io avrò un solo idrogeno da dover posizionare. Scelgo questa posizione, scusate, ok. E a questo punto partiamo. Da dove si parte? Esterno per l'idrogeno, un elettrone. Il primo ossigeno che incontriamo accanto all'idrogeno è della modalità A, cioè un ossigeno che deve agganciarsi sinistra e destra a questi 2 atomi. Quindi è nella modalità spalanco le braccia, i 2 elettroni li metto uno a sinistra e uno a destra. Gli altri 2 ossigeni, come potete osservare invece, sono collegati solo a questo atomo centrale, non hanno un atomo a sinistra, sopra o sotto, ok? Quindi sono nella modalità B, cioè ossigeno legato a un solo atomo. E quindi in questo caso l'ossigeno farà un doppio. Ok? Spero che abbiate le idee chiare. Ciao ragazzi, buona giornata.